Donizetti è stato uno dei più grandi compositori dell'Ottocento italiano, uno dei cinque grandi, insieme a Rossini, Bellini, Verdi e Puccini. È stato un grandissimo maestro nato a Bergamo alla fine del Settecento e morto nel 1848 dopo aver lavorato in tutti i più grandi teatri del mondo. A lui si devono dei capolavori come Anna Bolena, Elisir d'Amore, Don Pasquale, Favorite e molti altri testi. Scrisse addirittura 70 opere, che è diciamo, la sua fortuna, nel senso che ha scritto una varietà di testi assolutamente straordinaria, ma in qualche modo è stata anche un po' la sua sfortuna, perché ancora oggi non conosciamo tutte le sue opere. Ecco, appunto, questo è un testo raro, uno di quei testi appunto che non si rappresentano frequentemente, ma è un capolavoro. Le caratteristiche della mia regia possono essere così riassunte: da una parte c'è un'attenzione per il dettato storico, per cui siamo davvero nel 1601, siamo davvero alla corte della regina Elisabetta I Tudor, e una serie di oggetti che sono un anello, una corona alla fine e una sciarpa sono simboli che ritroviamo man mano nell'opera e ci racconteranno la storia tristissima di una regina che è costretta a rinunciare al suo essere donna e a perdere gradualmente tutti i membri della sua famiglia, tutto quello in cui lei ha sperato, tutto quello che lei ama. E questa direi che è la storia che ho voluto raccontare attraverso la mia regia. Ho usato degli abiti, ho usato dei manichini per raccontare questa storia. Alla fine si vedrà una specie di suicidio della regina che abbatterà, diciamo, il suo alter ego della gioventù, il costume più chiaro, il suo alter ego del potere, il costume rosso, e il suo alter ego della regnante, della donna di potere e di peso, che non poteva più essere dopo aver in qualche modo ucciso il suo amante e con lui tutto il resto della sua famiglia. Il segreto è proprio questo, cioè raccontano delle cose che riconosciamo, per cui raccontano sentimenti, passioni, emozioni che ancora ci colpiscono. Uno dei grandi mali del nostro tempo è che non riusciamo più a emozionarci per nulla. Siamo abituati, accendendo la televisione, a vedere le scene le più raccapriccianti o le più belle o le più orrende o le più stupide senza provare nessun tipo di sentimento. Tutto è possibile e tutto corre. Con la lirica, la musica, le immagini, la potenza della voce e l'altezza del linguaggio ci aiutano ad essere ancora vivi e a sentire ancora qualcosa. E questo è il vero segreto della sopravvivenza della lirica. Senza questo la lirica morirebbe, qualsiasi opera.